Di Quincio è un giocatore forte che attraversa un momento molto buono di forma, però è squalificato, perciò lo sostituiremo con un giocatore che ha caratteristiche non simili, ma che ne ha altre buone che a mio avviso può mettere in difficoltà Pistoiese. Mi si è recuperato, gioca. Hai recuperato? Sì. Gioca? Sì. Oltre a questi giocatori manca anche Marconi, e dobbiamo recuperarli tutti al più presto, anche perché tra un po' le partite saranno ne saranno di più all'interno della stessa settimana, e perciò avendo la rosa al completo sarà più semplice. E manca Lisi, però ripeto, sull'esterno qualcuno giocherà con caratteristiche anche qui diverse, e io credo che domani la squadra farà una buonissima partita a prescindere dalle assenze che ci sono anche abbastanza numerose. Forse meno giocando in difesa anche domani. Centrocampo abbiamo una possibilità di scelta maggiore, perciò giocheranno altri in quel ruolo. Noi abbiamo giocato con quasi tutte squadre di alto livello e la partita l'abbiamo fatto sempre noi lo stesso, perciò anche domani io penso che alla fine la gara sarà più nelle nostre mani, dovremo essere bravi a sfruttare le grandi qualità che abbiamo e allo stesso tempo cercare di limitare al massimo gli errori difensivi complessivi della squadra che ci hanno un po' penalizzato. E la Pistoiese, ho visto anche la partita seconda, quella con il Gozzale, con quella di domenica con l'Entella, ha fatto una buona partita e perciò ha giocatori importanti e dovremmo essere molto attenti nella fase difensiva. Un giocatore che ha determinate qualità, cioè che ha buonissime qualità tecniche, deve riprendere il ritmo della partita e il dinamismo all'interno della stessa gara, secondo me. Però è ovvio che ha bisogno di allenamenti e avrebbe bisogno di giocare di più, però anche lui può essere un giocatore che ci può dare una grossa mano da qui alla fine del torneo, in tutte e due le competizioni.